Buonasera a tutti, benvenuti all'iniziativa organizzata da Salam Ragazzi dell'Olivo Comitato di Trieste e IBRIC, iniziativa che supporta la cultura del popolo palestinese che propriamente oggi e soprattutto anche in queste ore ricorda il 15 maggio proprio i 70 anni dalla Nakba, la catastrofe. Il popolo palestinese in queste ore sta vivendo non solo il dramma, ma delle imposizioni punitive date da Israele. Le vicende storiche continuano dal 1948 e non riusciamo assolutamente a fermarle. Ecco perché l'iniziativa ci siamo posti la domanda di chiederci: ma la Nakba continua? La catastrofe continua? Purtroppo la giornata di ieri, i venerdì scorsi, tutto il susseguirsi dei morti palestinesi purtroppo ci dicono di sì, la Nakba continua. Ma come continua? Continua su una condizione del popolo palestinese che è molto grave, è un genocidio che non viene riconosciuto, è un popolo che non ha dignità neanche del simbolo della bandiera, alla quale è stato pubblicamente chiesto a Salam di togliere le bandiere in una condizione pubblica. La bandiera ricorda un simbolo, come la bandiera italiana, il nostro simbolo, così la bandiera palestinese è il simbolo del popolo palestinese. Negare questo simbolo vuol dire negare anche il popolo palestinese. Ecco, su questo io ci rifletterei, perché vuol dire che davvero, non solo a livello internazionale, ma anche in zone molto più vicine a noi, ovvero a Trieste, negare un simbolo di un popolo vuol dire negare il popolo stesso. Ecco che ci si aggancia poi con questa iniziativa al titolo. Palestina 1948, è abbastanza lampante, ci si riferisce alla Nakba, alla nascita dello Stato di Israele, ma ci si riferisce ancora di più a resilienza e cultura. Perché resilienza? Perché resilienza è associata alla resistenza, al fronteggiare la vita, anche con approccio positivo addirittura. Che ci azzecca questo con il popolo palestinese? Beh, direi ci azzecca molto, perché se dalla Nakba ad oggi la resilienza è la qualità principale, l'attitudine di questo popolo che resiste non a drammi, ma a punizioni, a traumi imposti da altri, e riesce ancora a risollevarsi, perché dalla Nakba nasce anche la cultura, e per questo siamo qua oggi. Lo nasce storicamente prima, lo nasce durante e nasce anche ora, attraverso la letteratura, attraverso le arti e la fotografia e tutto quello, la canzone, la poesia. Ecco perché resilienza e cultura dalla Nakba. L'altra cosa che viene molto, come dire, approfondita dalla conoscenza della storia è che questa catastrofe, questo eliminare le case, questo allontanare i palestinesi dalla loro vita, dalla loro terra, dai loro parenti, dei loro familiari, e non averne più ritorno, perché ricordiamoci, non c'è il diritto al ritorno, dà la dimensione di non equità, di ingiustizia, di avere preclusi tutte le possibilità di rivedere le proprie origini e le proprie tradizioni. Non solo, al popolo palestinese, come a tanti altri popoli sicuramente, vengono negati i diritti civili che non hanno i siriani, che non hanno gli afghani, che non hanno gli yemeniti e tantomeno i palestinesi. Quindi vogliamo ricordare insieme a voi i morti di questi 70 anni e i morti di queste ultime ore. 60 uomini, donne e bambine uccisi, il più piccolo pochi mesi dai gas lacrimogeni, abbiamo adolescenti dai 13 ai 14 anni, adolescenti ben cresciuti, non i nostri adolescenti,
perché sapete, i traumi formano la resilienza, no? Formano la morale, l'essere, la ragione, purtroppo, e sono bambini ben più cresciuti. Gli adulti hanno, mi sembra di aver letto, non potete correggermi, un massimo di 43 anni, forse perché anche l'aspettativa di vita della striscia di Gaza. Sappiamo che l'ONU ci dà massimo abitabilità fino al 2020 di Gaza. Mare, acqua, cielo, terra non sono più, come dire, risorse benefiche per la popolazione palestinese, senza parlare poi anche dei territori occupati, L'acqua è acqua salmastra, per cui anche la mortalità infantile, che è uno dei parametri che dà il progresso di un paese, è molto alto. Quindi non c'è salute a Gaza, non c'è salute nei territori palestinesi occupati, perché le persone non possono scegliere di curarsi dove vogliono. Vuol dire che non c'è autodeterminazione di un popolo, anzi c'è apartheid. Adesso mi fermo perché non vorrei portare via tempo ai nostri relatori, ma aggiungo ancora alcune cose. Intanto, nel ricordo di questi morti, ricordo anche Alfredo Tradardi, è un italiano, filosofo, un letterato, che ci ha lasciato il proprio 25 aprile, un giorno adatto anche per la sua uscita da questo mondo. Alfredo Tradardi ha dato molto rispetto alla convinzione e alla capacità di sostenere i diritti dei palestinesi attraverso il lavoro con Diana Carminati, sua moglie, e attraverso l'ISM, per portare ad esempio la traduzione di grandi nomi come Ilan Pappé, Gada Carmi e tanti altri. E non solo, ci lascia una grande eredità insieme ad altri letterati, ma ricordo questa frase che diceva: ricordate che la cultura non è mai neutrale, la cultura può essere una grande arma dell'oppressione. Ecco, noi oggi siamo qua per invece adoperare la cultura per fare chiarezza, per chi magari ancora non l'avesse, rispetto a che i diritti civili non vanno negati e un popolo non va mai oppresso. E non ci può essere apartheid, non ci può essere, come dire, non ci può essere la giustizia finché non si raggiunge un'equità di diritti per il popolo palestinese. Quindi perché oggi? Perché in alcune interviste anche gli stessi israeliani, come Gideon Levy, che è un altro giornalista, mi risalgo al novembre 2017, non pensate che vi do un anno di interviste, non sarò così lunga, ma prendo dei pezzetti, dall'Internazionale ci dice, perché la parola Nakba nel nostro titolo: il blocco della striscia di Gaza è il peggior crimine di guerra che Israele abbia mai commesso. È una seconda Nakba. Non solo una seconda, purtroppo, è una terza, una quarta, ma è un continuo di Nakba. Perfino il più raccapricciante della precedente, dice. Sono loro, gli israeliani, gli unici a non avere alcun problema per il fatto che esista una gabbia per esseri umani al confine con il loro paese. Bene, tra un attacco piombo fuso e l'altro, cosa succede? Succede che non ci sono più case, non c'è più sanità, non c'è più luce, non ci sono più centrali elettriche, non c'è più acqua, e quindi l'intervista che poi viene fatta all'israeliano psicologo Mohammed Massour, che è entrato a Gaza, lui stesso dice che cosa? La striscia di Gaza può essere paragonata a un ghetto, anche se ci costa farlo noi, è nostro dovere paragonarli, Gaza è un ghetto e il mondo tace. È forte questa frase da parte di un israeliano. Noam Chomsky, altro letterato, il 10 maggio, pochi giorni fa, 2018, dice: la sofferenza a cui è condannata Gaza testimonia l'attitudine umana al sadismo e la capacità di non vederlo. Il sadismo è quello dei brutali e sfittati occupanti israeliani che non hanno mai allentato, neanche per un momento, la morsa di ferro su Gaza. Allo stesso tempo fanno finta di non vedere. Sempre Gideon Levy, 14 maggio, ieri, a proposito di un articolo sulla spada di Israele, Suarez, dice: un breve riassunto su questa vittoria israeliana. Cumuli di corpi palestinesi, dei quali il mondo ha smesso di interessarsi. Un assedio a Gaza che non importa a nessuno. Le basi siriane bombardate senza alcuna reazione, l'Iran sotto sanzioni e un'ambasciata statunitense a Gerusalemme che è un regalo per l'occupazione.
è uno schiaffo in faccia agli occupati. Ci sono buone ragioni per le gioiose grida di vittoria di Israele? Ecco, questa è una bella domanda che possiamo porci tutti e che magari nel corso dell'iniziativa svilupperemo meglio. Che dire dunque di queste ore? Sul fatto che a livello internazionale non c'è una comunità che intervenga. Nessuno, fino ad oggi ho visto per caso su Leonardo una rubrica alla fine del TG3, la prima volta a parlare un approfondimento di Gaza. Fino ad oggi non abbiamo sentito nulla, nelle proteste sul giro d'Italia che è iniziato di Israele, sulle continue morti e gli abusi da gennaio 2018 ad oggi, senza parlare precedentemente. Ecco perché un approfondimento sul fatto se la Nakba continua ora. Purtroppo sì, continua, e queste testimonianze oggi riusciranno a farci capire perché le basi storiche hanno un loro senso, un loro significato, e quello avremo grazie alla presenza di Maha Younes, che è qui con noi, che è una genetista, lavora in qualità di esperta alla clinica di medicina genomica al King's College Hospital di Londra. È attivista contro la guerra, membro attivo del Partito Laburista, dimmi se è giusto Maha che non faccio qualche errore, ha collaborato attivamente in diverse campagne umanitarie, tra cui la Palestine Solidarity Campaign a Londra, con l'Unione Sindacale Britannica degli Insegnanti, nel progetto EduKid che riguarda progetti di insegnamento nelle zone di conflitto. Ricordo che una buona parte, quasi 50%, è composto da bambini, sono le vittime di guerra di Gaza e dei territori occupati, neonati, bambini delle elementari, adolescenti, amputati di gamba, di braccia, che non hanno futuro. Poi avremo con noi Fatima Badi, abbiamo invertito un momentino la scaletta per questioni di tempo, è fotografa di origine italiana e palestinese, cresciuta in Giordania, ha già collaborato con Salame qui con noi, è membro dell'associazione fotografica Mignon Culturale, promuove un progetto fotografico che va ad approfondire il quotidiano, no? L'uomo e il suo ambiente, è autrice di vari libri fotografici orientalismi paralleli, e appunto ci commenterà alcune foto legate alla situazione dei villaggi del 48 e avrà una sua prospettiva da dedicare, appunto una prospettiva artistica. Alla fine, ma non ultimo, abbiamo il piacere di riavere qua con noi Wasim Nakhmash, palestinese, docente di lingua araba, e che dire, l'abbiamo già sperimentato nel 2015 con un grande intervento e anche lì con un approfondimento proprio sulla parte della cultura palestinese. Dirige la collana Zenith delle edizioni Q ed è stato professore presso l'Università di Studi di Cagliari di Etologia Araba presso la Facoltà di Lettere e Filosofia Orientali dell'Università di Roma, giusto? Bene. Detto questo, aggiungo ancora delle note di servizio, poi mi taccio. Alla fine magari dell'intervento vedrete all'entrata della sala c'è una mostra espositiva fotografica di vari autori fotografi sloveni che hanno donato le loro foto e rappresenta una parte prima del 48 e una parte dopo il 1948. Avete in visione dei libri. In più vi diamo notizia che Salami, Ibrick e una rete di solidarietà del Friuli Venezia Giulia, il Comitato Nord-Est Friuli Venezia Giulia e Veneto, è attiva a supportare il Giro d'Italia, nel senso che non vogliamo essere solidali con la scelta di far partire, perché di fatto è partito il Giro da Gerusalemme, in quanto Gerusalemme non è capitale di Israele. Prego. Da Gerusalemme Ovest. Detto questo, le iniziative si sono prolungate, si sono avviate già nel 2017 e si avvieranno anche alla fine del giro. Per noi la tappa prossima è il 19 maggio, chi vorrà venire con noi saremo sullo Zoncolan con delle attività appunto di promozione del perché non va sostenuta questa parte di israeliana di scelta di partire da Gerusalemme.
se avete voglia potete approfondire appunto attraverso Salame e Brick le modalità di intervento. Credo di aver detto tutto, no? Scusate, invece una nota di colore ma intensa come può essere il tè, ecco che poi alla fine degli interventi dei tre relatori avremo il piacere di bere il tè alla menta che viene offerto insomma con un po' di sapore, se non palestinese, ma almeno un ricordo da portarci via con noi. Ricordo che avete ricevuto anche Ascoltare per farvi dire il progetto per aiutare i bambini di Gaza che sono stati lesi dalle pallottole, dalle bombe di Israele, purtroppo ce ne saranno molti altri. C'è un piccolo intervento, questo volantino rosa sul Giro d'Italia. E poi c'è il bigliettino per fare le domande che raggrupperemo alla fine, magari durante gli interventi vi segnate e poi vediamo di raccogliere così i relatori vi risponderanno. Adesso chiudo davvero e passo la parola a Maha Younes, che ringrazio molto di essere qua con noi. Welcome. Buonasera, that's about all the Italian I can say. thank you for having me. I will start immediately with Nakba. As you all know, Nakba is our catastrophe. It's very inaccurate to think that Nakba is one moment in history, and I will take you through different points of how the Israelis intended for Nakba to be rather a process of displacement of the Palestinian people. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie per avermi invitato qua e entro subito in medias res per parlare della Nakba, della nostra catastrofe. Quello che voglio trasmettervi è il concetto che la Nakba non è stato un momento nella storia, ma è stato concepito dal popolo Israele come un processo di progressivo allontanamento dei palestinesi della propria terra. The famous poet Mahmoud Darwish described Nakba, and rightly so. I think he saw something early on in history. He said that Nakba is an extended present that promises to continue in the future. Il poeta Mahmoud Darwish ha proprio parlato della Nakba come un presente prolungato, esteso, che promette di continuare anche nel futuro. Indeed, the Nakba is a process, and that process did not start. We shouldn't look at Nakba as an event, as I said, in 1948, but rather a process that started well before 1948. This goes back to early 1980s with the first settlement to appear, colonialist Zionist settlement to appear in Palestine, Petah Tikva. Petah Tikva is the mother of all settlements, that's how we the Palestinians call it. And it was established in 1879. And leading on between these years up till 1897, throughout these years you can see few settlements in the blue started to appear in Palestine, and all of these were funded by two main funds, the Amsterdam Fund and the Montefiore Testimonial Fund. And And this was later adopted or formalized into the Zionist project that was then established in, as we all know, in the Basel Congress in 1897. And they adopted the idea of funds, and they established the National Jewish Fund to continue funding the acquisition of land and the establishment of more Zionist settlements within Palestine.
Come ho detto, la Nakba è un processo continuo che è cominciato ben prima del 1948, e ha le sue radici nei movimenti sionistici, nel movimento sionista della fine del XIX secolo, quando si ebbe proprio anche la Pita Tikvah, la prima colonia dei sionisti nel 1879, a cui seguirono diverse altre che sono rappresentate in blu nella cartina, e che appunto sono l'espressione del progetto del movimento sionista, che attraverso anche il fondo di Amsterdam, il fondo Montefiore, cominciò a finanziare, anche nell'ambito del programma di Basilea del 1897, cominciarono a finanziare questa progressiva occupazione del territorio. Now, the most important idea that came about from this congress and the Basel meeting was the Basel program. And the Basel program, together with the British commitment to the Zionist project with the Balfour Declaration, and as we know, it's been now 100 years since the declaration of the Balfour Declaration, put together the idea of ignoring and alienating the Palestinian people. Now, a lot of people think that the Balfour Declaration addressed the Palestinian people and promised us civil and religious rights. But in fact, what it didn't do, and if you see, you will not see one time that the Palestinian people themselves are mentioned. We are referred to as the non-Jewish communities, and only the civil and religious rights are protected. There is no discussion over our political and national rights. And these are very important. This puts together that the British mandate then and the Zionist project were planning the idea that we will completely alienate anything that is Palestinian. They don't even mention it. We are the non-Jewish communities. It is very cynical and sinister to describe a majority population in that way. L'idea alla base dell'incontro di Basilea, del programma di Basilea, anche rafforzato dalla dichiarazione di Balfour, che ha celebrato un secolo l'anno scorso, l'idea base, come volevo dire, era quella di ignorare, di estromettere il popolo palestinese. Sì, nella dichiarazione di Balfour si afferma la volontà di garantire i diritti civili e religiosi della popolazione locale, ma guarda caso non viene mai citato il popolo palestinese in quanto tale. Si parla sempre dei residenti o delle comunità non ebraiche della zona. Dunque era evidente fin dall'inizio la volontà di non considerare i diritti politici e nazionali della popolazione locale, e l'interesse sia dei sionisti che del governo britannico in realtà di procedere a una estromissione del popolo palestinese. Ed era cinico, ed è stato cinico e sinistro il fatto appunto che questa maggioranza non venisse neanche menzionata, non avesse neanche un nome proprio. Very important to look back at history, because the British mandate sent a commission to Palestine. This is one of the most historic moments that set the blueprint for the transfer and the displacement of the Palestinian people. The Peel Commission in 1937, that was a British official commission that literally recommended to, sooner or later, there should be a transfer of land and, as far as possible, an exchange of population. This was within the psyche of the official British government at the time. This goes further up in the highest ranks of the British politicians and parliament. Churchill responded to this commission, responded to this recommendation by saying, and I just summarize what he said. He said, we will ignore the Palestinian, he wanted to ignore the Palestinian people. He didn't see anything wrong happen to the Red Indians or the blacks in Australia, nor does he think that anything wrong happened to the Palestinian people. He thinks that a better race has come to replace another race. Nel 1937, poi, sotto il mandato britannico, fu creata la Commissione Peel,
che procedette a realizzare questo progressivo, questo progetto di sfollamento e di estromissione della popolazione palestinese, parlando proprio di un trasferimento della terra, trasferimento alla popolazione ebraica, e di scambio di popolazione. Questa volontà politica apparteneva anche alle più alte sfere della società e del Parlamento e della politica britannica, tanto che Churchill scrisse poi riguardo a questo progetto che noi ignoriamo i palestinesi nello stesso modo in cui riteniamo di non far del male, di non aver commesso alcun male nei confronti degli aborigeni australiani o degli indiani americani, semplicemente sostituiamo una razza con una razza migliore. And that's exactly what they did. So the British Mandate themselves started this idea of transfer, this idea of displacement. And what they did in the order of 1925, so there, in 1920s, the British started the citizenship order. So they put ultimatums on the Palestinian people by saying, if you don't apply for residency or a Palestinian paper, we will revoke your residency within your own country. And that resulted in the 20s, leading up to 1930s, resulted in the revocation of 40,000 Palestinians. They became stateless. And little did the Palestinians know that the British completely ignored them, because they formed commissions and congresses complaining to the British Mandate, saying that there is acquisition of land, there is the taking up of our farms, there is expulsion from our land and revocation of our residency. They wrote to the British government in several occasions, and this is in Arabic here, is a publication in an Egyptian newspaper where the Palestinian Congress has written to the Peel Commission saying, don't ignore us, the Palestinians, give us back our residencies. And as I said, as a result, 40,000 people became stateless at that time. Quanto avvenne con la Commissione Peel aveva già avuto dei progressi, nel senso che già negli anni 20 era stato emanato un ordine di cittadinanza, cosiddetto, in cui i palestinesi dovevano dichiararsi in un tempo breve per mantenere questo diritto di residenza sul territorio. Quello che è successo è che in questa maniera 40.000 persone persero il loro diritto di residenza e divennero di fatto apolidi. Non bisogna pensare che i palestinesi rimanessero supini di fronte a tutto questo, anzi, attraverso il loro congresso, attraverso delle commissioni, scrissero, come testimoniato anche da questo articolo poi pubblicato su una rivista egiziana, si lamentarono dinanzi alla Commissione Peel, al governo britannico, del fatto che la loro terra e le loro fattorie venissero prese, che il loro diritto di residenza praticamente fosse revocato. So the ideas of transfer and the ideas of displacement continued. So you had three different committees between these years leading up to Nakba. You have the first committee, the first transfer committee in 1937, that formulated the plans forced transfer of the Palestinian people. And in that committee, Ben-Gurion concludes by saying that, I support compulsory transfer, I don't see anything immoral in it. Questa politica di trasferimento venne portata avanti attraverso diverse commissioni negli anni. La prima, quella del 37, cominciò a prospettare quella di trasferimenti forzati, che Ben-Gurion stesso affermò alla fine dei lavori della commissione. Affermò di non considerare questi trasferimenti obbligatori una violazione o qualcosa di immorale. And that of course continued with the second transfer committee in 1941, and that as well rejected the idea that we create, the British then regretted the first transfer plan and decided, oh, let's create a binational state. The Baltimore project then said,
no, we will not accept this, we want to formulate further transfer plans. And Weizmann himself wrote a proposal to Roosevelt at the time, saying that we want to expel enough Palestinian people from their land to make way for 3 to 4 million Jewish immigrants from Europe, and maybe evacuate the Palestinians into Iraq. At that time, the Zionist ownership in Palestine came up to 5.1% with a population of 31.2%. Quest'opera continuò con la seconda commissione del 41, momento in cui gli inglesi avevano cominciato un po' a pentirsi di questa politica di trasferimenti forzati e cercavano invece di corroborare un concetto più binazionale, cioè più di coesistenza di due popoli in una nazione. Il loro sforzo fu comunque vanificato dal progetto di Baltimora, in cui venne proposta ulteriormente una politica attiva di trasferimento e in cui lo stesso Weizmann propose a Roosevelt poi di espellere i palestinesi e di evacuarli per fare spazio a 3-4 milioni di ebrei. Dunque proponeva anche di evacuare i palestinesi in Iran. A quel tempo era aumentata la popolazione ebrea, erano circa il 5% della occupavano il 5% del territorio ed erano il 31,2% della popolazione. And no wonder that violence erupted, and as a result the UN decided, oh, let's counteract the violence, and they proposed the 181 resolution, which is the partition of Palestine. But even then, even with that resolution, they gave 51% of the land to a third of the population. A causa, seguito alle violenze che eruppero in Palestina, le Nazioni Unite emanarono la famosa risoluzione 181, in cui si prospettava la ripartizione della Palestina in due paesi. Peccato che il 51% della terra fosse assegnato a un terzo della popolazione. And of course that then the third transfer committee then accomplished the Nakba. So on 15th of May 1948, as you all know, more than 3/4 of the Palestinian population, at the time 750,000 people, were forcibly expelled from their homeland. 31 massacres were committed, and the official numbers of villages that were destroyed is 536 villages, but actually there is also an unofficial number of 672 villages. So Palestine, not only was it divided, it was also destroyed. La terza commissione perfezionò questa opera di espulsione e portò al suo culmine la Nakba, con 3/4 della popolazione palestinese che fu espulsa, si parla di 750.000 persone. Ci furono 31 massacri e 536 villaggi, secondo i dati ufficiali, furono distrutti, mentre secondo le fonti informali si tratta di 672 villaggi. Dunque la Palestina non fu soltanto divisa, ma fu proprio fisicamente distrutta. There is always dispute over the village files and how many villages were destroyed and the names of the villages and the massacres that happened, and you know that's usually a British debate for you. But surprisingly, if you go to the British Library, there is the village archive. So you will find the names and the details of all these massacres that happened leading up to Nakba and straight after Nakba. And I list here all the major massacres that happened before and leading up to Nakba. Ovviamente si creano poi molte diatribe sul numero effettivo di villaggi, sul numero effettivo di massacri che ci sono stati. Rimane il fatto che nella British Library in Inghilterra c'è proprio un archivio su tutti questi, una documentazione dunque anche cartacea su questi massacri, queste distruzioni, che appunto dà una dimostrazione, cioè dà una documentazione. Lei ha creato tutto un elenco, ha stilato un elenco anche dei villaggi distrutti e dei massacri che sono avvenuti.
And even more files actually are also present in the Israeli archive in Jerusalem. E ci sono anche altri documenti che sono nell'archivio israeliano di Gerusalemme. So what happened then? I mean, by the end of 1949, 77% of mandated Palestine was now taken by the Zionist, by Israel. And during that time, what happened is that leading the events after Nakba, not only did Israel take the resoluted areas that were given to them, they even expanded further and they took 23% of more land. So the areas in purple to the right, these are what was meant to be Palestinian, the areas that the UN gave to the Palestinians under the 181 resolution. So by 1949, the Israelis already occupied these areas. Violating, that's actually one of the first, let's say first quotation mark, violation of international law. If you think that 181 is legally binding, then that was a glaring violation of international rights, law, sorry. Nel 1949 però Israele aveva ormai occupato il 77% del territorio. Dunque Israele non aveva soltanto preso controllo del territorio che gli era stato attribuito con la risoluzione di ripartizione della 181, ma aveva preso il 23% in più. Dall'immagine vedete qui i territori viola che erano in realtà stati attribuiti alla popolazione palestinese e che sono stati invece acquisiti dalla popolazione israeliana. E questa è stata la prima, se vogliamo, violazione evidente del diritto internazionale e di una decisione vincolante che era stata presa dalla comunità internazionale da parte di Israele. And of course now more violation happened in 1967 when they then occupied the West Bank territories, took more Palestinian lands. Now as of 1967, more policies, more laws that the Israelis used to continue the displacement of the Palestinian people. So 1967 marked the second mass exodus, so it didn't happen again. So this is the second time that they expelled another big number of Palestinian people. And at the same time, they annexed Jerusalem in 1967, and later on annexed the Golan Heights in Syria in 1981. So since 1967, leading up to 1993, 440,000 Palestinians were displaced. The Israeli imposed the military rule. Ironically, they call it the civil administration rule. Now, the civil administration is quite an interesting order. It basically regulates the residency status of the Palestinian people in their own land, as well as the Palestinians outside Palestine who would come into Israel or the West Bank. And that created an identity card system. And as a result of the civil administration, 250,000 Palestinians lost their residency. They are no longer Palestinian residents. Le violazioni continuarono fino all'occupazione della Cisgiordania nel 1967. Israele emanò altre leggi mirate appunto a portare avanti questa politica di evacuazione e di estromissione dei palestinesi, con anche con espulsioni che portarono a un esodo di massa e l'acquisizione di Gerusalemme nel 67 fino anche all'acquisizione dell'altopiano del Golan nel 1981. Diciamo che dal 1967 al 1993 la politica israeliana ebbe l'effetto di creare 440.000 sfollati o rifugiati palestinesi. Israele creò quella che fu definita l'amministrazione civile, tra virgolette, cioè una forma di controllo militare dei territori, e emanò diverse leggi che regolamentavano, disciplinavano lo status di residenti dei palestinesi, non solo nel proprio paese, ma anche in Cisgiordania e in Israele. Si venne così a creare un sistema molto diversificato di carte d'identità, con vari livelli di permessi, appunto di diritto di
neanche più di cittadinanza, ma di residenza. E il risultato fu che 250.000 palestinesi persero anche il diritto di residenza o questo status di residenza. So as you can see, the Israelis created the identity card system for the Palestinian people for further control over the Palestinians and further allowing them more their legal, now it's not legal, it's illegal, but their legal perspective, their own military order to displace even more Palestinians. Now the identity system in Palestine is very complicated. It will take me days to explain it. But in a nutshell, it's a layer that goes from top to bottom. So you have at the top is the Israelis who have full and absolute rights of movement and residency and national, the most important thing is citizenship rights within the whole of the, what we call Palestine or historic Palestine, the whole of the map. And then you have the Palestinian citizens in Israel who hold Israeli citizenship, but they also have, there are, I'm not going to go to the discriminatory laws inside Israel against the Palestinians inside Israel, but let's give one example. For example, the Israeli Palestinians inside are not allowed to buy land and build on it. So that's the second layer. And then you get the East Jerusalem ID, and that's a whole different identity system. And then you have the West Bank ID, and then you have the West Bank Gazan ID, and of course the refugees. And I'm talking here about the refugees inside Palestine who are stateless. Not to mention the refugees outside Palestine who are stateless. This refers to the Palestinian, stateless Palestinian people inside the West Bank, Gaza, and also Israel. Israele ha istituito questo sistema molto complesso di carta d'identità per esercitare un ulteriore controllo sui palestinesi, per imporre loro la loro prospettiva, tra virgolette, legale e militare. Questo sistema è estremamente complesso, ci vorrebbe una giornata per spiegarlo. Diciamo che in cima ci sono le carte d'identità dei cittadini israeliani che godono di tutte le libertà, insomma libertà di movimento e pieni diritti di cittadinanza in tutto il territorio storico palestinese. Ci sono poi i palestinesi, a un secondo livello la carta d'identità dei palestinesi che vivono sul territorio israeliano e che sono cittadini israeliani, ma che comunque sono discriminati in varie forme, ad esempio non possono comprare terre, non possono costruirvi una casa sopra. Ci sono poi le carte d'identità per i palestinesi di Gerusalemme Est, le carte d'identità per i palestinesi della Cisgiordania, le carte d'identità per chi abita Cisgiordania e Gaza, e per ultimo ci sono anche i rifugiati, che vivono in Palestina, cioè che sono sfollati, vivono in Palestina, ma che sono apolidi. And then Oslo came, but what Oslo did in 1993 made this situation even worse. It actually made it as simple as A, B and C. Gli accordi di Oslo del 1993 non migliorarono la situazione, semplicemente la semplificarono creando le zone A, B e C. So what happened with Oslo is the Israelis during the negotiations proposed that we will divide the West Bank and Gaza into further areas, area A, area B, area C. And that means the Palestinians within each area should hold a particular permit to move and live in that area. So, e negli accordi di Oslo gli israeliani riuscirono a far valere la loro proposta, cioè quella di dividere i territori della Cisgiordania di Gaza in aree A, B e C, e per le quali i palestinesi dovevano possedere dei permessi specifici per vivere e muoversi. So quickly, Area A represents 17% of the West Bank, but it holds more than 50% of the Palestinian people. Area B and has no Israeli control, but it has its puppet, the PA, which is technically an Israeli control.
And then you have Area B, which is 24% of the West Bank and has 41% of the Palestinians, but this one has full Israeli security control. And then you have Area C, which is the majority of the West Bank, more than 60% of the area of the West Bank, and only holds 4% of the Palestinian people, and that area has full Israeli military and security control. Allora, in pratica la zona A è la zona che è controllata completamente, per così dire, dalla popolazione palestinese, ed è soltanto il 17% del territorio di Gaza e della Cisgiordania, in cui vive praticamente la metà della popolazione palestinese. Diciamo che appunto non c'è un'interferenza israeliana, per modo di dire, perché in realtà è controllata comunque indirettamente da Israele. C'è poi l'area B, che rappresenta il 24% della Cisgiordania e ospita il 41% della popolazione palestinese, e dove Israele ha un controllo militare, diciamo, della sicurezza. C'è poi la zona C, che è praticamente il 60% del territorio e che è completamente controllata da Israele e in cui vive soltanto il 4% di popolazione palestinese. So what happened since Oslo? Let me just skip this one and go to this one. So since Oslo, you have the West Bank became what is similar to the South African Pentesteins. It became Palestine, separated, looked to the dots, and there's 167 different enclaves, and these are separated by the wall and checkpoints. And of course, Gaza is separated as a whole entity on its own and completely separated and disconnected from each other. Actually, I remembered something a few years ago in the Venice Biennale, the architectural Biennale in Venice, when they had the they had different pavilions for different countries, and I was there. And at that time, the Israeli had their pavilion, so I decided, do I go, do I not go, what are they doing? So I went into the pavilion, and it's quite interesting. They had the cat drawers drawing a map of Palestine on a sand, and then creating dots. So I asked the woman, and I said, what are these dots? And she said, these are development plans. She was drawing this as a development plan. Allora, quello che l'effetto di Oslo è stato che la Cisgiordania è stata poi frammentata, nel senso che la popolazione palestinese vive in 167 enclave, in città-stato, diciamo, in aree che sono separate fra di loro e sono isolate. Replicando un poco quello che era il modello dell'apartheid del Sudafrica. È stato curioso vedere, sono stata alla Biennale di Venezia 2 anni fa e sono passata vicino al padiglione di Israele, ho detto cosa faccio, vado, non vado, alla fine sono entrata a guardare e c'era come una superficie di sabbia con su dei puntini. Io ho chiesto cosa sono questi puntini e dice rappresentano dei piani di sviluppo. Di edificazione, di sviluppo, di comunque di controllo del territorio. Now the wall goes even further into to the West Bank. So now the wall was proposed as an idea that we want to separate the borders of Israel from the West Bank, but in fact the wall goes deep into 85% of the West Bank, and it separates farmers from their lands. And remember, with the identity card and the permits you need, so you have now to apply for a permit to go to your land to cross the wall. And that's another way of a plan of displacement and disconnecting the Palestinians from their land. Il muro che è stato costruito lungo la Cisgiordania per separare Israele dalla Cisgiordania in realtà entra molto in profondità nel territorio e separa anche per esempio gli agricoltori dai loro campi. E con tutto il meccanismo delle carte d'identità e dei permessi diventa un'opera molto ardua riuscire a superare il muro, per esempio, per andare a coltivare la propria terra. E queste sono tante espressioni di questa volontà, di questo tentativo di scollegare i palestinesi dal loro territorio e dalla loro terra. Okay, a few more slides, I will not take too long now.
So, because of the events of Gaza, so what happened to Gaza since Oslo? Since Oslo, Gaza is, as we know, blockaded. It also, 25,000 houses were demolished in Gaza, 160,000 people were displaced from Gaza. Cos'è successo a Gaza invece da Oslo in poi? Sappiamo che anche Gaza è stata bloccata, che sono state distrutte 25.000 abitazioni e che 160.000 persone sono state evacuate. Okay, so the Israelis continue with their plans of displacement and transfer. So we have the identity system, we have the permits, we have the wall, we have the checkpoints. What else can we do? Let's do the infiltration order, the military order of 1650, which was introduced in 2009 and implemented later on in 2010. And that order extends from the previous order that was implemented in 1969. Basically, in a nutshell, this order regards every Palestinian in the West Bank and Gaza and the whole of Palestine as an infiltrator unless they prove otherwise. Okay? So this basically subjects the Palestinian to further displacement and prosecution. If we hold you, if we catch you in one of the areas without a military permit, so you have to apply for a permit to be where you are, and if we catch you and you don't show us immediately a permit, we can imprison you for up to 7 years, and while we hold you in detention, you will pay the cost of detention up to 7,500 shekels, which counts to 2,000 euros, and we can also deport you. So one situation, the first person to be deported was a political prisoner in the West Bank. Unfortunately, I can't remember his name. He was a prisoner, for goodness sake. So he didn't have a permit. And when he was let out of prison, he was deported into Gaza, because he's originally Gaza, under the military order of 1650. Israele appunto continua questa politica dei trasferimenti con questi sistemi vessatori delle carte d'identità, dei permessi, della costruzione dei muri, dei punti di controllo. L'ultimo passo è stato quello dell'ordine 1650 del 2009, in cui è stato introdotto il concetto dell'infiltrato. Nel senso che tutti i palestinesi sono considerati infiltrati a meno che non siano in grado di dimostrare il contrario, dunque su di loro cade l'onere della prova. E questa è una forma di persecuzione, cioè se uno viene trovato in una zona per la quale non ha il permesso, può essere imprigionato fino a 7 anni e durante la prigionia deve pagare per il proprio mantenimento 2.000 euro e può essere anche deportato. Il paradosso è stato quello di un prigioniero politico nella Cisgiordania che, quando è stato rilasciato, non avendo il permesso di trovarsi in Cisgiordania, benché fosse in prigione, è stato deportato a Gaza, che era la sua zona di origine. So not only you have a different identity card system, you have area B, area C, area A, area B, area C. You also need now a permit, a military permit, to be resident in Palestine, to exist as a resident, mind you, not a citizen. So this takes me to this funny news. I don't know if you've watched Eurovision. I know you looked a bit like, I know, I was disgusted too. So why I put that up? Because now we are talking, there is this hot situation around Jerusalem and the American embassy in Jerusalem and the Dordi Italy, the cycling tour that opened in Jerusalem. And this is Israel's plan to whitewash its crimes to the whole wide world so that they can continue to support their plans of transfer and displacement of the Palestinian. I put her up because she was in the IDF army, she served in the Navy. In 2014, she was on that navy that killed the 4 children on the beach of Gaza, and yet she stands on stage and says, thank you for choosing different and celebrating diversity.
What diversity? And then she wants to bring Eurovision to Jerusalem. Jerusalem that they are trying to sell as an undivided city. Undivided, yet so divided. Is Jerusalem really for all? Allora, non basta il sistema delle carte d'identità, il fatto di avere frammentato il territorio in zone A, B e C. Adesso ci vuole anche un permesso militare per ottenere non il diritto di cittadinanza, ma semplicemente un diritto di residenza. E in tutto questo abbiamo anche la nuova cantante vincitrice di Eurovision, che appunto si pone come paladina della diversità, e c'è sempre, tutto gira un po' attorno all'immagine di Gerusalemme, e il fatto anche che l'ambasciata americana sia stata trasferita a Gerusalemme, che il Giro d'Italia sia partito da Gerusalemme. Vediamo come c'è da parte di Israele un tentativo di avviare tante attività cosmetiche che rendano più indolori, meno esteticamente offensive le sue azioni. E questa cantante è comunque una soldatessa che ha partecipato all'evento che ha visto la morte di quattro bambini sulla spiaggia di Gaza, ed è lei che però invece appunto canta celebrando la diversità, volendo far vedere dunque Gerusalemme come una città indivisa, ma qua ci dobbiamo chiedere: è Gerusalemme veramente una città per tutti? So is Jerusalem undivided? Is Jerusalem really a city for all? So I will just last few slides. So this is, I take Jerusalem as an example, or East Jerusalem as an example, but this applies to many other Palestinian villages and cities. This applies to every Palestinian who lives in Palestine, in or outside Palestine. So what you see here is a multifaceted system. So the municipality of Jerusalem insists on making the population demography of Jerusalem. This is not about East and West. This is about Jerusalem as a whole. That 60% of Jerusalem should be Israelis, Jewish Israelis, and 40% Palestinians. And these numbers shouldn't exceed these numbers. So you get, as a result, they apply all the different laws I've just taken you through. The order of 1650, the residency order, the different identity card system. And as a result, you had, since 1993, 14,500 Palestinian residencies in East Jerusalem were revoked. 90,000 Palestinians from East Jerusalem were exiled. 10,000 newborn Palestinians are unregistered. So they don't receive education, they don't receive services, none of this. 90% of the budget of Jerusalem goes to the Israelis, to the Jewish Israelis, and 10% goes to the Palestinians. This is just a little bit about the undivided Jerusalem that the Israelis want to sell you. Tanto per capire com'è questa Gerusalemme indivisa che ci vogliono vendere, dobbiamo capire che appunto Israele ha voluto attuare questa politica del 60% di Gerusalemme agli israeliani, il 40% ai palestinesi. E poi ha operato attraverso queste leggi, attraverso l'ordine 1650, attraverso il meccanismo della carta d'identità e dei permessi, per far sì che alla fin fine, dal 1993, sono 13.400 abitanti di Gerusalemme Est, hanno visto revocato il loro permesso, 9.000 sono stati evacuati. Yes. 10.000 palestinesi non sono stati registrati. Alla fine comunque le risorse municipali sono destinate al 90% per la parte israeliana e al 10% per i palestinesi. This is referred to as the silent transfer. So this is the plans. So the Israelis will not again uphold the international law, and they will not give, although I don't really agree with the partition, I don't agree with the two-state solution, but the silent transfer means that they are gradually ethnically cleansing Jerusalem to make it completely Israeli. And these are, I'm not going to take you through it, but these are the different ways of how the Israelis managed to get the 14,500 revocation of residency upheld during these years. And this is since 1993, since Oslo.
Questo trasferimento silenzioso continua ad opera di Israele, che appunto evita forse azioni palesi e di violazione palese del diritto internazionale, ma continua una pratica, una pulizia etnica, soprattutto a Gerusalemme. E questi sono spiegati i vari metodi attraverso cui Israele è giunta a revocare 40.500 permessi di residenza dal 1993. The last two slides. Now, the question is Nakba a process? Is it a continuation? It is indeed a continuation. Let's not forget the Palestinian Bedouins. This is the least group of people who are talked about. The Bedouins. So, the story of the Palestinian Bedouins includes the Bedouins inside the West Bank and also the Bedouins, 70,000 Bedouins inside Israel, the Negev Desert. Now, in 2013, this is the new displacement. 2013, the Israelis proposed a bill called the Bien Bravar Plan, which proposed to evacuate the Palestinian Bedouins from the Negev areas. Now, the dilemma with this, the way they produced it was that, again, development plans. And the idea behind it is that the state does not recognize the Palestinian Bedouins. So those Palestinians are not recognized and they want to remove the unrecognized communities. But if you think about it, but these are communities inside Israel. Unrecognized by whom? Unrecognized by the state of Israel. Why don't you just recognize them? So that shows you the discriminatory illegal plans that continues, the other transfer plans. And that also extends to the West Bank. I didn't put there's I had a figure of the Bedouins as well in the West Bank, but we are talking about 35 unrecognized communities in the Negev and the displacement of 70,000 Palestinians, Bedouin Palestinians. La Nakba, come ho ribadito, è un processo continuo, un processo che adesso va a toccare anche i beduini palestinesi che abitano nella zona della Cisgiordania e nel deserto, si tratta di 70.000 persone. Nel 2013 Israele ha elaborato un piano per loro, un piano in cui si stabilisce che queste persone devono essere evacuate sempre in un'ottica di potenziale sviluppo. Perché? Perché questi beduini non sono riconosciuti dallo Stato. Ma mi chiedo io se sono gruppi che abitano in Israele e non sono riconosciuti dallo Stato, che è Israele, perché allora semplicemente non riconoscerli? Ma lo Stato non vuole agire in quest'ottica, anche in Cisgiordania i beduini, che costituiscono 35 comunità diverse, non sono riconosciuti. Si parla dunque di un'ennesima Nakba per altre 70.000 persone. And finally, that's my last slide. So the continuation of Nakba. Nakba will continue as long as the Israelis and the international community will not recognize the fundamental right of the Palestinian. Our fundamental right is the right of self-determination and the right of return. If we don't have that right, then we are all, the whole wide world and Israelis are key participants in Nakba. The Nakba will continue until you give us our fundamental right, the right of return and the right of self-determination. Thank you. Perché non capisce l'inglese, appunto, che la Nakba continuerà finché Israele e la comunità internazionale non riconosceranno il diritto fondamentale del popolo palestinese all'autodeterminazione e al ritorno. Se questo diritto non è riconosciuto, la Nakba è destinata a continuare. Grazie. Io sono una fotografa e fotografo da diversi anni. Tra i miei primi principali progetti che porto avanti è proprio la ricerca dell'immagine del Medio Oriente, specialmente la Palestina e altri argomenti. Ecco. Quello che porto oggi è un tema molto interessante che proprio parla dell'immagine cancellata, perduta, diciamo una pre-Nakba.
anticipo. Quindi durante le mie varie ricerche mi sono sempre chiesta perché vediamo poche immagini del periodo pre-Nekva, diciamo dal periodo del mandato britannico fino al 48. Spesso si vedono tante fotografie di genere tipo, o tipo le classiche donne vestite con l'abito palestinese, però la quotidianità dove è sparita. Quindi nelle mie varie ricerche, vari documenti, e così ho fatto una bellissima scoperta. Allora, l'immagine della Palestina, della Terra Santa, parte con delle immagini così, molto romanzate, molto orientaliste. Infatti chi legge il libro di Edward Said capisce un po' il motivo e il perché. Questo dipinto è stato fatto nel 39, mi sembra, dove si vede Gerusalemme in questa veste qua molto esotica. Infatti è un disegno fatto da un inglese, se non sbaglio, dove faceva questa propaganda, questa disinformazione della Terra Santa molto mistica, molto esotica, quando invece in quell'epoca lì non era così. C'erano già le prime macchine, c'erano già forse già un via vai di gente di tutte le razze, però di certo non era così molto esotica. Quindi scavando nel libro di storia scopro che già in quell'epoca lì c'era già una manipolazione dell'immagine, forse voluta, non voluta, non so, io ho la mia idea, però comunque è stata appositamente fatta, perché gli scrittori scrivevano di questa terra santa, questa Gerusalemme, questi luoghi sacri molto vuoti, molto spesso con pochi beduini, senza civiltà. Infatti ha fatto nascere sì a un famoso slogan sionista, una terra senza popolo per un popolo senza terra. E non è a caso che forse questo slogan è nato così. Infatti, se vediamo queste prime fotografie, spesso vediamo questi posti molto vuoti, senza gente, questi pastori, questi ambienti molto rurali, molto spogli e poveri, non c'è civiltà, sono tutti quanti delle rovine, delle case molto vecchie e così via. O altrimenti delle donne vestite semplicemente con abiti tradizionali e molto esotici, molto belli. Quindi quando nasce la fotografia, nel 1839, già nello stesso anno mandano subito dei fotografi francesi e inglesi per documentare la Terra Santa. E infatti sono andate a documentare esattamente come erano fatti i dipinti, molto esotici, posti molto vuoti, quindi alimentava la fantasia di andare a esplorare di più e forse anche andare a conquistare o prendere e così via. Quindi quando creavano le foto per gli europei, la creavano proprio appositamente sull'immagine della Bibbia, tipo posti con questi beduini, con queste donne che allattavano. Proprio sono foto che davano questo senso di sacro, di vuoto, di popoli nativi senza una storia, senza una cultura, senza niente. Quindi il progetto sionista che stava nascendo in quell'epoca lì ha detto: ah sì, bene, allora se gli europei pensano così, quindi abbiamo il loro appoggio, cerchiamo di creare il nostro progetto. Infatti in quell'epoca lì, come fotografi, c'erano i fotografi europei dell'American Colony che creavano queste foto e le spedivano per i vari libri turistici di guida, tourist guides, per le Bibbie e così via. Quindi gli europei avevano questa idea della Terra Santa, di Gerusalemme e di tutta la Palestina, che era un posto vuoto. Quindi sì, va benissimo, noi appoggiamo il progetto sionista e cerchiamo di dare fondi a questo progetto. I fotografi locali che c'erano a quell'epoca lì, ce n'erano perché loro avevano iniziato a imparare dagli europei il mestiere del fotografo, però anche loro, poveretti, erano messi marginati perché le loro fotografie non andavano verso l'Europa, restavano in Palestina. Infatti loro facevano i fotografi locali per la popolazione della Palestina, e c'erano i fotografi sionisti
che arrivavano per documentare i primi insediamenti che stavano nascendo. Quindi queste foto che vi faccio vedere adesso sono tutte fotografie scattate dai fotografi europei che venivano poi dopo spedite in Europa. E se voi notate in tutte queste foto, sono foto tutte impostate, che sicuramente c'era anche questa gente qua che si vestiva in abiti tradizionali, ma se tu bombardi la mente e continui a far vedere delle foto di donne che fumano narghilè, di donne che soltanto sono vestite così, uno a cosa, cioè a quell'epoca lì, nel fine 800, primo 900, dove la gente ancora non viaggiava, vedevano semplicemente queste fotografie, dicevano è vero, sì, sono tutti quanti degli indigeni, gente che non è come noi, quindi sono forse civilizzati e roba così, perché noi sappiamo benissimo che l'immagine della fotografia, come i media, come anche i giornali e così via, hanno un grande potere nel manipolare l'immagine di una persona. Quindi continuavano a far vedere questa immagine della Palestina. Io adesso vado un po' avanti finché non arrivo a farvi vedere la fotografia proprio dei palestinesi invece. Noi qua continuiamo a vedere che per noi sono foto, in questo momento qua sono storiche perché noi riusciamo ad analizzare i vestiti, gli abiti e così via. Però voi immaginate 100 anni fa quasi, vedere solo questa foto qua per gli europei, per gli americani, erano proprio dell'immagine senza una descrizione poi sotto, aiutavano molto a manipolare, diciamo, la mente. Queste sono sempre foto fatte da varie agenzie europee che lavoravano in quell'epoca lì, e qui arriviamo alla società invece. Qua invece vediamo un'altra immagine della società, diversa da quelle donne che erano vestite con gli abiti tradizionali. Foto che sono molto simili agli europei che erano in quell'epoca lì, nel Novecento, primi Novecento, fine Ottocento. E qua ti fa capire, ad esempio, questa qui è Karima Abud, che è la prima fotografa donna che esisteva in Palestina nel fine Ottocento, primi Novecento. Questa è una foto, per esempio, queste sono foto adesso invece qua scattate da fotografi locali, quindi palestinesi o armeni, quindi arabi, che facevano vedere la foto della quotidianità, dove tu vedi sì la donna vestita in abiti tradizionali, ma c'è anche vicino una modernità, una contemporaneità, che questo invece non veniva fatto vedere in Europa o nelle varie campagne sioniste per raccolta fondi per la creazione dello Stato di Israele. Qua vediamo famiglie vestite normalissime, gente, anzi, uno all'immaginario in quell'epoca lì che sono tutti quanti dei nativi, dei pastori e così via, invece questi no, sono gente di alta borghesia, gente dei businessmen, delle donne emancipate, delle donne istruite che andavano in università, che facevano addirittura movimenti femministi, cioè in quell'epoca lì c'erano anche movimenti femministi. Questo è per esempio Mahmoud Darwish, quell'epoca lì vestito normalmente con pantaloni e giacca, che è diverso dall'immaginario del beduino che c'era in quell'epoca lì, proprio creata appositamente. Qui vediamo le case, quindi non sono soltanto case fatte di mattoni piccoline, ma invece c'era un'architettura molto all'avanguardia e così via. Qua vediamo per esempio strade, macchine, che è diverso dall'immagine che all'inizio con il dipinto soltanto cammelli, cavalli e beduini. Invece c'erano strade, c'erano, qua vediamo lo zeppelin qua in alto, e qua le donne che facevano raccolta fondi per i combattenti. Così sono fotografie della quotidianità, fotografie di strada scattate da vari fotografi arabi palestinesi in quell'epoca lì, che dopo vi racconto che film hanno fatto queste fotografie di questi fotografi. Qua vediamo foto di due donne molto all'avanguardia che ho scoperto da poco, che una, questa qua, Mattia, che era una cristiana palestinese, e questa qua, Tara Abdelhadi, è una palestinese donna musulmana, che per quell'epoca lì, nel 1933, erano molto all'avanguardia, perché già quando hanno iniziato a vedere i primi movimenti sionisti in Palestina, hanno deciso di fare uno scambio. La musulmana è andata nel Santo Sepolcro e ha fatto la prima propaganda
dicendo guarda, state attenti che qua i sionisti stanno facendo qualcosa di sbagliato per il nostro popolo, la musulmana dentro il sacro sepolcro e la cristiana è andata al tempio, sia alla moschea di Al-Aqsa e ha fatto la sua, diciamo, la sua talk all'interno della moschea, quindi già avevano dei concetti molto avanti rispetto a forse gli europei a quell'epoca lì, quindi non sono dei beduini o così come si immaginavano. Qui all'interno di una palestra, durante una danza sportiva, qua in su che così via, il porto di Afa, le strade, la gente, la quotidianità, quindi la scuola, quindi un'immagine ben diversa. Cosa succede in quel momento là, diciamo, prima del 48? Tra il 44 e il 48 i sionisti hanno pensato di fare una cosa molto all'avanguardia, che è proprio le prime basi di quello che può essere l'intelligenza militare, ecco. E pensano di dire, ok, c'è una società, c'è il mandato britannico che in qualche modo chiude occhio, noi cerchiamo di studiare la popolazione palestinese. E come, come studiamo questa cosa qua? Studiamo con varie tipologie, perché in quell'epoca lì loro non potevano esporsi molto in avanti. Quindi sfruttando la fotografia, che proprio in quell'epoca lì facilitava tantissimo il lavoro di spionaggio e anche di documentazione, perché mentre prima si doveva scrivere tutto a mano, si dovevano fare i disegni a mano, prima dell'invenzione della fotografia, quindi hanno detto ok, usiamo la fotografia a nostro favore. Quindi sono state, diciamo, la Haganah, che diciamo è lo stato pre-militare prima del 48, hanno arruolato dei scout, che loro si camuffavano di essere degli indigeni, degli arabi, ecco. Quindi è stato molto interessante, per esempio qua, era durante uno dei loro addestramenti, com'è il look dell'arabo palestinese. Quindi l'arabo palestinese si veste la maggioranza con la hafta, la keffia in testa, si muove così, quindi loro facevano di nascosto dei corsi di addestramento. Quello che è molto bello di queste fotografie, che sono fotografie che con grande difficoltà sono state tirate fuori dall'interno dell'archivio dell'IDF, quindi queste foto non sono facilmente ritrovabili, quindi grazie al lavoro per esempio di Ariella Zulai e di Rona Sella, per esempio grandi storici della fotografia e della storia del Medio Oriente, che pian pianino entrano dentro l'archivio con grande devozione e amore, studiano diciamo la sorte dell'immagine della Palestina, com'è che sono riusciti con questa facilità a prendere i villaggi, distruggere i villaggi, sapere queste grandi informazioni quando non era una cosa in automatico così entrare e distruggere i villaggi, sapere gli usi e costumi di un popolo, cioè, sapevano tutto, quindi quando hanno deciso di fare il 48 era un territorio spianato per loro. Perché? Perché loro allora erano, diciamo, all'interno di questi gli insediamenti che loro creavano, facevano, diciamo, tutte le loro prove, i loro studi sulla fotografia, di come riuscire ad entrare nei villaggi nascondendosi e così via. Allora, loro facevano una tecnica molto interessante. Loro entravano, per esempio, facevano finta, si vestivano da arabi, entravano nei villaggi, chiedevano informazioni alla gente, per esempio stavano lì attorno, ma facendo finta, non tirando fuori la macchina fotografica per fare le foto, perché se loro tiravano fuori la macchina fotografica allora si scopriva subito che sono qua a documentare, invece loro facevano finta di essere dei turisti interessati o persi, per esempio durante non so, una gita turistica che facevano, e di nascosto scattavano le foto e tornavano 2, 3, 4 volte anche così, finché loro non riuscivano a ottenere proprio le informazioni che loro desideravano di quel determinato villaggio. E così hanno fatto per tutti i 600 e passa villaggi,
tra il 44 e il 48 della Palestina. Loro di nascosto facevano le foto, proprio mettevano la macchina fotografica nascosta tra i vestiti o mettevano uno davanti e uno dietro, perché loro non dovevano far vedere alla popolazione che stavano fotografando, perché sennò la gente capiva subito. Quindi questo è un classico esempio. Per esempio, loro hanno fatto questa foto a vari pezzi, qua c'è 1, 2, 3, 4, facendo una panoramica, poi dopodiché loro, una volta sviluppata la fotografia, scrivevano sopra tipo il percorso verso il pozzo, il negozio, il percorso verso la strada, così loro proprio sapevano benissimo se quando sarà il momento che dovevano entrare e attaccare il villaggio, sapevano esattamente di tutto, di più, e questo tramite la fotografia, in questo caso qua. Ovviamente la gente del posto non poteva sapere perché questi qua venivano, poi loro si vestivano anche da arabi, quindi ancora di più. Questo è un altro esempio, per esempio, di un'altra panoramica di una città, per esempio, percorso verso est e ovest, e così via per parecchi anni. Questo è un altro esempio molto interessante. Per esempio, quando loro vedevano che era difficile fare una fotografia, perché per esempio qua c'erano dei ragazzi palestinesi lungo la strada, era importante fare quella fotografia lì, quindi loro cosa facevano? Facevano finta che stavano fotografando a un loro amico, che così la scusa era: ah, ma io sto fotografando il mio amico. Quindi loro mettevano questa persona qua, che questo è uno scout della Haganah, come cioè, la scusa per fare la foto: ah, ma io sto facendo la foto al mio amico, invece io sto facendo la foto alla casa, al percorso, non più alle persone, perché loro non è che gli interessavano le persone, ma a quel determinato posto, perché forse, questo non so, era un deposito armi o qualcosa di importante che doveva essere documentato, che serviva per la cattura della città. Quindi loro usavano questi scout, e la condizione proprio principale degli scout della Haganah è che la persona, se tu usavi una persona come in questo caso qua, che faceva da figurante, ecco, non doveva essere visibile, perché se un domani questi archivi venivano in mano ai britannici o a qualcuno, non devono essere riconosciute le persone. Quindi una delle tecniche era, tecniche fotografiche, sfocare il personaggio in primo piano, quindi prendere le persone che stanno, o le persone, o in questo caso qua il soggetto in secondo piano, portarlo in primo piano e offuscare il personaggio, lo scout della Haganah. Un altro esempio interessante, sempre di questa tipologia di fotografia, e qua anche hanno sfocato i personaggi, evidentemente c'erano delle persone palestinesi in giro, loro hanno fatto finta che noi stiamo facendo la foto a queste persone qua, invece era l'intenzione fotografare quello che stava dietro. E loro così per 4 anni hanno documentato tutti i villaggi. È proprio questo tipo di progetto, se voi cercate su internet o in giro, si chiama il Village File Project, proprio documentare di tutto e di più, proprio ci sono documenti dove descrivono per filo, per segno, l'ingresso, la città, dove sono i pozzi d'acqua, perché se dovessero, non so, catturare, la prima cosa è chiudere i pozzi d'acqua, chi è, quant'è il numero di popolazione di quella città, quante scuole, quante moschee, chi è la persona più ribelle, chi è, non so, se hanno depositi armi, quindi tutto il villaggio schedato, proprio una cosa impressionante, perché se si leggono i report che questi qua scrivevano, uno resta proprio, dice, ma ci stavano già spiando a quell'epoca lì, e questo tutto grazie alla fotografia. Ovviamente questo, i britannici non sapevano niente di queste cose qua, perché loro facevano finta di essere, non so, dei turisti o gente interessata del posto e così via. Un'altra cosa molto interessante sono queste fotografie, diciamo, dall'alto, riprese dall'alto, che si chiamano aerial photographs. Queste fotografie sono molto interessanti perché in quell'epoca lì loro non avevano degli aeroplani che loro potevano volare sopra le città e documentarle anche dall'alto. Quindi cosa facevano questi qua? Facevano finta di essere, non so, interessati all'aviazione. Quindi loro facevano dei finti corsi di volo e
quando erano sopra in quota fotografavano però all'insaputa del pilota, quindi anche qui le tecniche molto finte che usavano. Per esempio, mio figlio è asmatico, io devo fare dei voli, devo prendere, non so, l'aeroplano e far respirare mio figlio dell'aria sana dall'alto. Quindi loro prendevano un bambino finto, una donna incinta, questa donna nascosta con, non so, dentro i vestiti e la macchina fotografica, e poi dall'alto scattavano le foto, poi dopo di nascosto di nuovo nascondevano i film, i rulli e così via, proprio per fare queste foto dall'alto. Quindi anche lì venivano addestrati di nascosto come fare le foto dall'alto, e loro dovevano fare queste foto perché dovevano vedere com'era la città, il villaggio dall'alto, per riuscire a fare dopodiché un piano di attacco, di battaglia nel caso, quando sarebbe stato il momento. Quindi proprio hanno usato delle tecniche proprio veramente per quell'epoca lì all'avanguardia, e sono proprio le basi del servizio dell'intelligence israeliano, e sono proprio le basi che dopo da lì è partito proprio tutto il servizio di spionaggio, delle tecniche di conquista e così via. Cosa succede? Avevano proprio tutti i documenti pronti, e quando è stato il momento della NACBA sono riusciti a proprio catturare con grande facilità tutti i villaggi, perché sapevano proprio tutto. Quando loro andavano, questi guerriglia, diciamo questi terroristi a Ghana, a conquistare la gente, diciamo conquistare i villaggi, le prime cose che loro prendevano dalle case volutamente erano le proprietà private, i vestiti, i libri e le fotografie. E qua vediamo proprio un classico esempio di festeggiamento, proprio di curiosità, di vedere proprio le prime foto, diciamo, sono andati a rubare le foto e tra di loro si guardavano cosa abbiamo, il bottino che abbiamo preso, ecco. Quindi con questa cosa voglio dirvi? Che proprio era la loro intenzione di rubare le fotografie, in questo caso qua le fotografie, ma come anche i libri, le proprietà private. Perché? Perché quando tu rubi la fotografia, il ricordo, l'immagine di una persona, tu puoi riuscire a cancellare pezzi di storia di un popolo, di un villaggio, di una famiglia, di una società. Perché? Perché così tu, quando devi andare a parlare della mia città, per esempio, tu, se non hai dei libri, se non hai una mappa, se hai soltanto il ricordo in testa, tu come puoi dire questa era casa mia? Loro hanno le fotografie, loro hanno di tutto di più. Si stima che loro hanno nell'archivio dell'IDF più di 2 milioni di fotografie di palestinesi, della città, della società. Quindi, con questo cosa voglio dire? Che cancellando capitoli di storie, tu cancelli anche l'esistenza di un popolo. Quindi, se tu adesso vai su internet e cerchi delle fotografie, tu trovi sempre le solite fotografie che sono importanti, vederle quelle con le donne vestite con gli abiti tradizionali, però la fotografia della quotidianità non c'è più, della casa, della via, della storia. Addirittura anche i fotografi locali, pensate che quando sono entrati dentro Gerusalemme, la prima cosa che hanno fatto è distruggere tutti i negozi dei fotografi locali e rubare e portare via tutte le fotografie che erano all'interno, e lasciare proprio piccole briciole proprio in giro. Quindi le foto che noi vediamo oggi della quotidianità, quelle che vi ho fatto vedere, è grazie a delle foto dei privati, delle persone, che quelli che sono riusciti a portare fuori le loro foto dalle loro case. Quindi immaginate nell'archivio dell'IDF queste 2 milioni di fotografie, cosa può essere? Perché fanno così con tanta fatica a far tirar fuori tutte queste fotografie? Perché forse tramite le foto tu riesci a far vedere che, no, cavolo, esisteva una quotidianità, esisteva un villaggio, esisteva, non so, il pozzo, le donne, i bambini, e una quotidianità che loro invece insistono che era una terra vuota. Quindi le fotografie è una cosa molto importante nello studio della fotografia. Quindi quello che resta, diciamo, adesso sono le foto che noi possiamo vedere della Nakba, quello che è successo dopo,
dei fotogiornalisti, che per fortuna alcuni hanno fatto qualche foto, però della quotidianità, di cosa era prima di questa foto e di quella donna vestita in abiti tradizionali con la giarra in testa, cos'è? Perché non c'è più niente? Perché è stato obliterato? Perché l'immagine visiva, la storia visiva può raccontare, è una testimonianza che dice ok, io ci sono le case, c'è le macchine, ci sono i libri e così via. E questo fa male, e questa è proprio una testimonianza che qui c'era un popolo, che voi ostinate a dire che invece era una terra vuota. Ed ecco, io mi fermo qua perché adesso lasciamo lo spazio anche a Wassim, se no non c'è più spazio. Anche davvero parlo a braccio perché il mio compito è molto più limitato in realtà, riguarda solo un aspetto della resistenza palestinese, quell'aspetto che è fatto di letteratura, letteratura che si suol definire palestinese, ma che è difficile in realtà da definire. Che cos'è? Di solito si definisce una produzione letteraria in base alla lingua in cui si esprime. Ma questo discorso non è sempre valido. Ad esempio nel caso di una popolazione come quella curda, no? Accanto alle varietà di curdo, noi abbiamo alcuni autori che sono espressi in francese o in altre lingue. In Africa spesso gli ottimi, eccellenti scrittori e poeti sono espressi nella lingua coloniale, quindi più delle volte in inglese o in francese. Lo stesso Leopold Senghor, che è stato il primo presidente del Senegal, che era un eccellente poeta, scriveva in francese. Kate Biasin, che viene considerato il primo scrittore algerino moderno, scriveva in francese. Quando gli è stato chiesto come mai scrivi in francese e non in arabo, visto che siamo in una lotta anticoloniale, ha dato una risposta che io trovo veramente esemplare. Ha detto: per me il francese è una preda di guerra. Quindi un acquisto è qualcosa che io guadagno, che non perdo. E oggi i palestinesi non scrivono solo in arabo, scrivono in varie lingue. Eccellenti scrittori hanno scritto in inglese soprattutto, perché molto, ma anche in spagnolo, perché alcuni vivono soprattutto nell'America del Sud, eccetera. Ma il mio discorso si limita a quelli che continuano a scrivere in arabo, e per un motivo che anche il scrivere nella propria lingua oggi, nel XXI secolo, è un atto di resistenza. È un atto di resistenza a un'invasione pseudo-culturale che a livello globale tende ad appiattire, in termini molto imprecisi, la cultura, cioè tende ad appiattire il pensiero umano, a livellarlo, a uniformarlo, a creare quel pensiero unico che ci riguarda tutti e che, al quale tutti noi dobbiamo resistere. E questo è per questo motivo che limito il mio intervento a quanto si scrive in arabo, pur consapevole del fatto e dell'importanza degli scritti nelle altre lingue. È chiaro che una popolazione come quella palestinese, che ha una società che si è
frammentata, dispersa, che ha subito un trauma enorme, che è il trauma della polizia etnica o della Nakba. È ovvio, ci sono molti autori che non conoscono la loro lingua, la lingua di origine. Però è anche un altro aspetto molto sottile, se volete, che riguarda il cambiamento linguistico nel territorio. E la storia della Palestina è un po' la storia linguistica dell'umanità, la storia delle lingue dell'umanità, perché nello stesso territorio sono avvenuti sono stati i momenti più salienti della storia della lingua. Intanto in quel territorio che è nata la scrittura, e quindi questo è un fatto estremamente importante. In quel territorio che sono formate le lingue che hanno prodotto il sistema alfabetico a partire dal cananeo fenicio, in quel territorio si è formato quel dialetto di Gerusalemme, quel dialetto particolare che oggi chiamiamo ebraico biblico. In quel territorio poi si è formato l'aramaico, che è la lingua che poi ha dato origine alla lingua araba di oggi, che è la lingua dei palestinesi di oggi, ma i palestinesi di ieri parlavano un'altra. Ora, sì, se si parla di letteratura palestinese, voi tutti conoscete un pezzo di letteratura palestinese, perché quando si pensa al mondo arabo, si pensa alla letteratura araba, si pensa a una produzione isolata, chiusa in un certo ambito, rilegato a una lingua. Non è così affatto, assolutamente, intanto perché il mondo arabo tutto, però l'Oriente arabo in particolare, e in modo particolare la Grande Siria, cioè la Palestina compresa, nasce nell'ambiente letterario aramaico, e questo è un fatto fondamentale, cioè la parte della letteratura araba, della letteratura classica, non solo porta le tracce, ma rinnova la letteratura aramaica, in modo particolare siriaca, perché e questo è un fatto che va anche esso preso in considerazione. Perché parliamo di letteratura palestinese della resistenza, o meglio dire di letteratura resistente? Per un motivo, perché la Palestina vive in condizioni estremamente particolari, cioè subisce un colonialismo di insediamento che, come è stato prima accennato, per quanto riguarda la Nakba non è, come ha accennato Omar prima, non è un episodio, ma è un processo. E il colonialismo di insediamento, come ci insegnano gli storici che se ne occupano oggi, è un processo. E noi non dobbiamo guardare a un momento del processo, ma al processo nel suo complesso e al suo divenire, alle possibilità che potrebbe, a ciò che potrebbe comportare, dove potrebbe portare. E quindi condizioni particolari, è chiaro che producono una letteratura anche particolare. Ma cosa intendiamo per letteratura oggi? Ora, secondo le definizioni più ricorrenti, per esempio se apriamo l'Enciclopedia Britannica, noi per letteratura noi troviamo ciò che è scritto, qualsiasi testo scritto è letteratura. E questa definizione non funziona più da molti anni, perché qualcun altro propone che la letteratura è un testo scritto, sì, ma è un testo scritto bene, con belle parole. Ma anche questa definizione oggi non è più sufficiente, non è affatto sufficiente. Qualcuno tende a dire che letteratura è quello scritto, ma non necessariamente testo scritto, ma può essere anche un testo non scritto,
che si adegua a un codice, e questo codice ha un canone, che è il canone estetico. Se questo canone estetico corrisponde al codice, cioè alla cultura, allora potremmo considerarlo un testo letterario, altrimenti non lo è. Ma è una definizione estremamente difficile da fare, cioè che cos'è la letteratura? Noi in realtà non lo sappiamo. Sappiamo che noi produciamo dei testi che corrispondono a un gusto nel momento e nel luogo in cui si... Allora, hanno successo se corrispondono al gusto di quel momento, quindi al canone estetico, di quel momento in quell'area. Ma la buona letteratura può limitarsi a questo? Ovviamente no. Dovrebbe, come dire, varcare i confini del gusto locale, varcare i confini quindi regionali, no? Varcare i confini non solo geografici ma culturali per affrontare la cultura o la letteratura mondiale. Allora, chiamare letteratura degna di questo nome oggi significa avere dei testi in grado di essere, come dire, di incontrare il gusto del pubblico, certamente, e della critica a livello mondiale. Esistono questi testi nella letteratura prodotta da palestinesi oggi? Sì. Molti di questi testi sono considerati tra i migliori scritti, ad esempio il testo di Ghassan Kanafani. A me piace usare il termine testo anche, per esempio Darbit Mahmudovic, che voi tutti credo, immagino, conosciate, non usava mai, non parlava della sua poesia parlando di versi o di poesia, parlava di testo. E così molti altri, perché è un termine molto più elastico, molto, a parte questo. Una delle opere di Ghassan Kanafani, Uomini sotto il sole, è considerata, voi sapete che poi le riviste americane, le riviste letterarie americane fanno ogni anno delle classifiche, delle cose. Comunque è considerato uno dei migliori testi del XX secolo. Cosa racconta? Non voglio rubare molto tempo, poi mi fermate qualche momento, perché se no si potrebbe andare avanti molto, molto lungo. Parla del tentativo di tre persone di andare in Kuwait. Questi tre personaggi, tre persone diverse, per storia, per provenienza, eccetera, sono dei profughi palestinesi e sognano di andare in Kuwait per trovare il paese delle meraviglie, del Dorado, il paese d'oro, eccetera, ovviamente per migliorare le loro condizioni. Per andarci si accordano con un contrabbandiere, che non lo fa di mestiere, ma che è che fa l'autista di un camion cisterna che trasporta acqua verso, e loro si nascondono in questo camion cisterna che viene fermato al confine, ovviamente, tra l'Iraq e il Kuwait, e alla fine, sotto il sole, insomma, questi tre migranti clandestini muoiono soffocati, e il nostro autista cosa fa dei corpi? Li butta in un immondezzaio, perché non sapeva che farsi. Questa storia così drammatica si è ripetuta qualche tempo fa con un camion cisterna che ha tentato di attraversare il tunnel sotto la Manica con 50 immigrati cinesi dentro.
Quindi questa storia, nella sua semplicità, se vogliamo, scritta nel 63, quindi ormai quasi 60 anni fa o di più, è di un'attualità sconcertante. Cioè, quel dramma palestinese della ricerca dopo la pulizia etnica, della ricerca di una vita migliore, il tentativo di trovare qualcosa, emigrare, cercare di spostarsi per trovare lavoro, per dare a mangiare ai propri figli, è il dramma di oggi, il dramma di milioni di persone di oggi, espresso in maniera estremamente, semplice, lineare e molto, molto, molto efficace. Non è questo il romanzo più noto, secondo me il capolavoro, però non è quello il romanzo più noto di Gaston Carfani. Sicuramente molti di voi conoscono, perché anche questo è tradotto in italiano, il romanzo Ritorno a Haifa, dove c'è il dialogo tra il palestinese e la donna che ha occupato la sua casa, che è una sopravvissuta ad Auschwitz. Quindi c'è l'incontro-scontro tra le vittime, chiamiamole così. Ecco, questi, ed era la prima, il primissimo lavoro sia in arabo che in ebraico, in cui ci sono dei protagonisti delle due parti, no? Che dialogano, che si confrontano e dialogano. E questo è un fatto estremamente interessante, importante. E quindi è una letteratura che già negli anni 60, diciamo, grosso modo, riesce a superare la dimensione, tra virgolette, nazionale o comunitaria, per allargare i suoi orizzonti su vasta scala. Questo avviene negli anni 50 in realtà, ma non tocca, se non con Canafani poi successivamente, non tocca la massa, cioè non diventa una letteratura politica, e quindi letteratura di resistenza o resistente. D'altra parte la definizione di al Muqawim è una definizione di Ghassan Kanafani stesso, che ha scritto nel 67 un libro fondamentale intitolato La letteratura resistente nei territori occupati, ma intendeva i territori occupati allora quello che è diventato Israele, cioè occupati nel 1948. Non è diventata una letteratura di resistenza perché era limitata a una elite di lettori, perché mentre la massa, che era priva anche di mezzi, pensate che il livello di istruzione dopo il 1948 non è stato diminuito, non è stato recuperato se non dopo anni, il livello precedente al 1948. Non solo questo, c'è un impoverimento straordinario della società, cioè centinaia di migliaia di persone che avevano perso ogni cosa, quindi pensavano prima di tutto a mangiare, prima che a leggere il libro. Però come nella tradizione araba e pre-araba, su questo insisto, anche semitica, la poesia ha sempre rappresentato lo strumento col quale il potere intellettuale, perché di questo si tratta anche, comunicava con la massa. E in quel periodo, se noi guardiamo, chi sono i poeti? Sono due poeti palestinesi in quel momento sentiti, ascoltati, i cui versi vengono, non sono bravi, cioè non sono affatto, mentre una grande poetessa
che vive in quel momento, che è Fatwa Tukan. Non vi ho fatto i nomi perché poi non vi resteranno questi nomi, non sono conosciuti, se volete ve li dico. Fatwa Tukan era poco conosciuta, cioè veniva letta esclusivamente dall'elite, ma le sue poesie, eppure è una delle due donne che hanno rinnovato la poesia araba, che hanno creato la nuova poesia araba, assieme all'irachena Nazika al-Malaika, che hanno rivoluzionato, hanno introdotto nuove forme. Insomma, è una delle grandi figure della letteratura. Mentre chi veniva invece ascoltato, letto e ripetuto sono quegli altri poeti che insistevano sui temi della, come chiamarli, di pseudonazionalisti, no? Qui c'è il richiamo alla terra, c'è la nostalgia della terra perduta, eccetera. Ora, questo è un livello di produzione letteraria, riguarda la poesia, ma riguarda anche, perché poi c'è una produzione infinita, che è estremamente semplicistico, no? Non sufficiente. Adesso io vorrei leggere una poesia di Fatwa Tukan, che è scritta, credo nel 1969, quindi non stiamo parlando della produzione ultima, ma stiamo parlando della buona produzione di quel momento. D'accordo? È ovvio che nella è normale che succeda, tradurre poesia, qualcuno dice che è impossibile, qualcosa si perde necessariamente un ritmo, ma ne acquista un altro. Ma quello che mi interessa farvi sentire è come il messaggio di che riguarda tutti i temi politici, sociali del momento, viene dato. Questa poesia è intitolata Ritorno al mare e dice, scusate, io non sono un lettore di professione, per cui accettatela come viene. Isola dove sognano i nostri sogni, lasciaci al fine partire, liberaci dalla tua seduzione, assurdo miraggio di luce, ordito da invisibili fili, i quali ci hanno irretito per proiettarci in un deserto. Isola dove sognano i nostri sogni, causa della nostra perdizione. Quindi guardare al futuro, non al passato. Come apparve la tua fresca ombra, abbiamo esclamato terra. Ecco l'invito al riposo, la ricompensa ai nostri passi. Qui è dignità e salvezza. Qui deporremo il fardello e la pena di tanti anni. Noi abbiamo detto, qui la nostra anima dimenticherà. Noi abbiamo detto, ci siamo detti, verdi prati palpitanti di speranza, così dolce la speranza per chi ha tanto errato, lungo desolate vie notturne. Noi abbiamo detto, ci siamo detti, quale abbaglio palese illusione, quando gettammo l'ancora, certo noi abbiamo sognato, abbiamo rievocato i passi perduti della nostra vita. Abbiamo arato per seminare i desideri, le nostalgie, il seme di un nuovo amore, ma la nostra semenza l'abbiamo gettata nel sale, nelle viscere sterili della terra. Ci siamo ingannati, capisci? Isola dove indugiano i nostri sogni, rinuncia a nutrirti dei nostri vani desideri,
delle nostre vite, ad altri profondi tuoi doni. Rive dai folli colori a Dio, già noi volgiamo le spalle, inaridita la speranza nei cuori. Di nuovo il nostro veliero si libra in balia del vento, sul mare urlante senza fondo. Contrasteremo la violenza delle onde, offrendo le nostre vite in olocausto. Là metteremo radici per affrontarsi il nostro destino e la nostra erranza. Là in segreto noi verseremo il nostro orgoglio sulle ferite, nelle pause dell'estrema contesa. È scritta nel 69, ma pare adattarsi a quanto è avvenuto ieri, a quello che sta avvenendo oggi. Verseremo il nostro orgoglio sulle ferite nella pausa dell'estrema contesa. Questo messaggio di invito alla resistenza continua, per cui il riposo è solo un momento, il processo è lungo, la strada è molto è lunga, è qualcosa di estremamente diverso della letteratura degli anni 50, ma questa nasce negli anni 60, anche se alla fine degli anni 60, quindi c'è stata un'evoluzione straordinaria, che, dove il messaggio è vero che non è diretto, ma viene recepito quasi immediatamente. Per arrivare con un, chiamiamolo il sommo poeta, da lui, ha un discorso che non riguarda solo i palestinesi, che non riguarda più nemmeno i popoli minacciati nella loro esistenza, ma che riguarda tutti noi. Vi vorrei leggere solo un breve brano di una poesia intitolata Discorso del Pelle Rossa. Ora, voi tutti, se molti di voi sicuramente conoscono il famoso discorso del capo dei Duwamish al signore bianco, davanti al vincitore bianco, mentre Darwish lo chiama il penultimo discorso, cioè l'ultima parola ancora non è detta, cioè noi tutti subiamo la stessa sorte, affrontiamo tutti lo stesso attacco, chiamiamolo così, ma l'ultima parola non è detta. E comincia così, vi leggo solo pochi versi perché poi è lunghissima. Quindi, noi siamo noi nel Mississippi. Allora, i Duwamish vivevano nell'attuale stato di Washington ai confini col Canada, mentre il Mississippi è da tutt'altra parte. Però nel Mississippi c'era stata un'altra popolazione che era una popolazione contadina, non di pastori come nel caso dei Duwamish, che hanno subito la pulizia etnica e sono stati letteralmente buttati nel fiume o al di là del fiume, esattamente come è capitato ai palestinesi, che in parte sono stati buttati al di là del fiume, e letteralmente in molti casi, come nel caso di Haifa e di Jaffa, sono stati letteralmente buttati in mare. E quindi qui noi siamo in buona compagnia, no? Dice, noi siamo noi, non c'è nessun'altra definizione, nel Mississippi, a noi quel che rimane a noi di ieri. Ma il colore del cielo è cambiato. Il mare è a est,
è cambiato. Signore dei bianchi, signore dei cavalli, cosa vuoi da coloro che vanno agli alberi della notte? Il nostro spirito è alto. I pascoli sono sacri e le stelle parole luminose. E qui la Luigi insiste molto sul concetto di parola, no? Per cui c'è un suo bellissimo verso in cui dice: noi abbiamo un paese di parole. E tu parla, parla affinché costruisca il mio paese pietra su pietra. È una delle sue tante poesie dove la parola è celebrata come lo strumento, come l'arma col quale ognuno si deve datare per poter affrontare questa sfida alla propria vita. Quindi il nostro spirito è alto, i pascoli sono sacri e le stelle parole luminose. Se le guardi, leggi tutta la nostra storia. Siamo nati qui tra acqua e fuoco, nasceremo di nuovo nelle nuvole, su una costa di lapislazzoli, dopo la risoluzione, tra poco. Perciò non uccidere ancora l'erba, l'erba ha uno spirito che in noi difende, lo spirito della terra. Quindi noi, difendendo quella terra, noi difendiamo non la terra, ma la vita che c'è sulla terra, è l'erba. Difendere l'erba significa difendere lo spirito della terra. E questo è un fatto, che è un messaggio che gran parte dei letterati palestinesi hanno recepito. Sicuramente oggi giovani scrittori, e poi c'è una produzione infinita, non tutta eccellente, ma ci sono punti di eccellenza veramente straordinari. C'è anche una produzione abbastanza mediocre, ma quella la escludiamo a priori. E i giovani autori hanno ben capito il messaggio di questi grandi maestri della poesia contemporanea, ma non soltanto, ma anche degli autori di romanzi e stanno cambiando il modo con cui i palestinesi si rapportano al mondo. La letteratura senza la letteratura forse non sarebbe nato un movimento di rivendicazione palestinese. Senza alcuni autori, molti autori che hanno dato anche la loro vita, ma fisicamente non solo, hanno speso la vita per ridare coscienza, consapevolezza alla popolazione palestinese, dare consapevolezza dei propri diritti, quindi, e della necessità di difenderli, perché senza quella difesa i diritti non possono essere calati dal cielo, non possono arrivare da nessuna parte, bisogna conquistarseli. Ecco, questo messaggio è molto ben chiaro oggi, se non era chiaro negli anni 50, lo è diventato, e la letteratura resistente, come la chiamava Canafani, non è una letteratura militante, cioè non canta la vittoria, non canta i gesti eroici dei combattenti, niente affatto, non è questo, è quella che rimodella la coscienza e la rimodella in base a nobili ideali, permettetemi il termine, in base a valori che sono fatti di umanità, di amore per la vita, e l'amore per la vita traspare da ogni pagina scritta da questi grandi autori.
Grazie.